Mentre le mie spalle stanno componendo un quadro con i cubi di Rubik, ma non sono premontati, li sta montando live al volo qua per fare l'immagine che sta copiando dallo smartphone. Fantastico, io cosa faccio? Faccio il turista perché sono d'accordo che questa cosa vintage a me fa impazzire. Guardate la cover, basta fare così e siamo pronti a scattare. Ma togliamola dalla confezione se riesco, ho spaccato tutto, non riesco a toglierla dalla cover, ce la posso fare, è troppo bella ma forse un po' scomoda, no, in realtà ero io un po' imbranato perché siamo qua allo stand proprio di Kodak ed è la prima volta che non mi lamento della camera sporgente perché questo aspetto vintage è veramente fantastico. Parliamo un pochino di specifiche tecniche. Il sensore è Sony da 21 megapixel, 13 megapixel di sensore frontale, al doppio flash LED. Velocemente le specifiche, bella l'impugnatura, vedete, leggermente stondata per prenderlo meglio e per fare le foto. Anche il doppio tap perché ha il pulsante dedicato allo scatto, doppio tap per aprire velocemente la camera, poi accensione, spegnimento, volume, insomma ve lo faccio vedere velocemente perché le caratteristiche salienti sono altre. E allora quali sono? Beh, prima di tutto proviamo a fare una foto punte scatta al nostro amico e devo dire che è veloce a farla, ma vado sulla home page per far vedere le applicazioni dedicate di Kodak a questo smartphone che monta un processore MediaTek Helio X20, ma va in secondo piano rispetto ad altre feature. Beh, prima di tutto galleria personalizzata con la possibilità di zoomare in e zoomare out. Se entriamo dentro a un'immagine, da questa parte la possibilità di modifica con l'applicazione praticamente stock di Android, ma da quest'altra parte c'è la possibilità di modificarla con un'applicazione veramente dettagliata, dove si possono andare a modificare veramente tanti parametri. È disponibile sul Play Store, ma qua Kodak la preinstalla perché in tanti non lo sanno, in tanti non la conoscono, ma io vi consiglio, se fate tante foto, di scaricarvela perché è veramente una gran bella app. Ma questa cosa qua, Super 8, veramente ha vinto tutto, perché simula una vecchia camera Kodak che faceva i video, sì, proprio così, piccolissimi, su pellicola. Possiamo iniziare a girare il video, vedete, possiamo accendere o spegnere il flash LED, possiamo definire altri parametri qua prima di scattare una foto o di girare un video. Possiamo anche scegliere la grana della pellicola. Ovviamente cosa succederà? Che il software del telefono applicherà un filtro, vedete qua sotto la preview al video, la foto che abbiamo appena scattato, che va a simulare proprio le vecchie pellicole Kodak. Mamma che ricordi. Torniamo indietro perché volevo far vedere le altre applicazioni che Kodak installa su questo telefono. La possibilità, vabbè, qua di andare al sito web per delle informazioni, ma la possibilità di stampare direttamente le foto in due modi. Vedete, il primo modo è di mandarle al servizio Kodak che ce le rimanderà, ovviamente a pagamento, bisogna registrarci, possibilità di stampare in tanti formati, ma che ce le manderà via posta, oppure store pickup. Eh sì, perché Kodak in Italia, proprio in Italia, in tanti punti vendita, non posso dirvi perché ci sono degli accordi non ancora siglati, quindi non posso dirvi dove, ma saranno tanti, metterà dei totem dove sarà possibile stampare le fotografie in vari modi, o mandandole via rete 4G oppure via wifi, o addirittura il totem avrà un cavetto USB che si collegherà qua sotto per darci direttamente la fotografia stampata, ovviamente su carta Kodak. Io l'avrò prestissimo in prova, quindi vi do appuntamento a tante tante foto che farò probabilmente a Venezia. Ciao.